ora direttamente da VIP questa bella intervista a Giovanni Conversano e Giada Pezzaioli, 35 anni lui 20 anni lei. A vederli insieme e a sentirli parlare sembrano veramente il ritratto della felicità nonostante i 15 anni di differenza. E infatti viene chiesto alla coppia quale sia il loro segreto dopo 4 anni di storia d'amore. Giovanni Conversano: rispetto reciproco, rispetto degli spazi e del lavoro, la capacità di capire quando è il momento di far finta di non sentire o di non vedere qualcosa, saper affrontare allo stesso modo momenti belli e quelli difficili. Questi sono gli aspetti fondamentali del nostro rapporto. Risponde invece Giada Pezzaioli: non direi che c'è un vero segreto. Ci sono stati una maturazione e una crescita importanti nel nostro rapporto grazie alle esperienze vissute insieme che ci hanno fatto capire quali punti di forza e quelli di debolezza della nostra coppia. A poco abbiamo capito come mantenere alta l'attenzione sul nostro rapporto in modo efficace. Giovanni Conversano e Giada Pezzaioli 4 anni senza litigi. Giovanni: le discussioni sono quotidiane, ma fanno parte del rapporto di coppia. Per il giorno in cui non ce ne saranno più, non avremo più niente da dirci. Giada: vero, aggiunge il fatto che io sono pignola, ho un caratterino, che mi porta spesso a sottolineare quando sbaglia delle cose, che per me sono molto importanti. Su cosa discutete di solito? Dice Giovanni Conversano: sui fatti quotidiani, non certo su cose importanti per il rapporto della coppia. Magari discutiamo sull'organizzazione della giornata, sulle piccole cose della vita a due, come accade in tutte le famiglie normali. Magari a fronte degli impegni di lavoro, gli hobby come quello del calcio, rientro tardi la sera e ci scappa la discussione. Però finisce lì, replica Giada Pezzaioli. Sai, lui è figlio unico, sempre vissuto con la madre ed è anche un po' viziato. Io ho sempre avuto l'esempio di mio padre, che a casa fa tutto, cucina, è molto organizzato e all'inizio l'atteggiamento di Giovanni Conversano mi ha spesso disorientato, perché mi voleva sempre a sua disposizione per ogni richiesta. Così non andava, per questo ho cercato di educarlo e di renderlo più responsabile. La buona volontà per migliorarsi ce l'ha, se non ci sono io deve sapersi arrangiare, come faccio io concretezza. Giovanni Conversano: perché è proprio Giada Pezzaioli. Giada ha avuto la capacità di comprendere la mia professione e io la sua, quando due persone si trovano sulla stessa lunghezza d'onda su questo aspetto già è molto. Giada fuori è una persona che sa stare al suo posto, non arrivista e non sgomita senza avere spazi, mi lascia lo spazio di agire nel modo che voglio, per me che ho un carattere forte e intraprendente è molto importante che lei mi lasci lo spazio che mi serve ed è sinonimo di grande intelligenza da parte sua, anche perché alla fine si fa quello che dice lei. Stessa domanda a Giada: perché non esiste un'altra persona come lui? A 1013 primo fra tutti il suo meraviglioso carattere. Non l'ho mai visto arrabbiato, la prende sempre con filosofia. Fin da bambino ho sognato di avere al mio fianco una persona con cui parlare di qualsiasi cosa e Giovanni è in questa maniera. È una persona che ti aiuta ad affrontare gli imprevisti della vita con calma, cercando di sdrammatizzare, cercando il lato positivo delle cose e delle persone e trovando sempre le parole giuste per risolvere le situazioni. Cosa che a me spesso non riesce. Vivere con lui è tutta un'altra cosa. Giovanni e Giada: come vivete la differenza di età? Giovanni: non si è mai percepita. Giada ha dimostrato di avere gli strumenti per affrontare la vita da donna con grande maturità. Una persona che lascia la propria terra a 16 anni per trasferirsi dall'altra parte d'Italia con il fidanzato ha fatto una scelta ben meditata e coerente, anche con grandi sacrifici. Conviviamo e non è facile gestire una casa alla sua età, insieme alla sua professione e allo studio. Sono impegni che una ragazza di 16 anni si è caricata sulle spalle e li ha portati avanti fino ad oggi senza ripensamenti. Giada: per me non è certo un problema. Stiamo crescendo insieme, anche se a più anni di me garantisco che da quando lo conosco ha avuto un cambiamento e un miglioramento incredibile. Giovanni Conversano e Giada Pezzaioli e il matrimonio. Giovanni: qualche mese fa sembrava fossimo vicini, poi abbiamo deciso di fermarci e provare prima la convivenza. In questi ultimi mesi abbiamo preferito verificare, vivendo insieme, i reali problemi che possono sorgere in una coppia. Affrettare i tempi potrebbe essere un suicidio per la coppia. Tanto per restare in argomento, a ottobre saremo testimonial di un grande evento dedicati al matrimonio. Ti sposo Ercolano e ci fa piacere che dallo Star System siamo visti come due che possono rappresentare al meglio la coppia ideale. Risponde Giada Pezzaioli: per me sarebbe bellissimo, si è fatto nei tempi giusti. Giovanni ha deciso di rispettare la mia età, i miei studi, le mie aspirazioni. Studiare, lavorare e farlo con una certa logica porterebbe via troppo tempo all'eventuale organizzazione di un matrimonio, per cui sposarsi ora sarebbe fuori luogo ma arriverà.